Allora, vediamo un pochino. Ah, non mi ricordo che squadra aveva questa. Riscaudiamo la squadra così mi ricordo cosa volevo fare. Perché ne è solo tremmo? Aspetta. Ah, ecco, ho sbagliato la Roma. Nevermind. Quanto pare hanno lo stesso salvataggio. Ok, Shackle, eccolo qua. Ciao, pistolacqua. Ma sempre sta mossa lì, se ti sostituisce il Pokémon. E quello è il problema. Come me l'ero giocata io? L'avevo barrato, tipo, mi sembra. Mi sa che me la devo giocare così, aspetta. Tanto lui è più veloce, giusto? Aragog. Dovrebbe essere più veloce, Aragog. Proviamo a scoutare un attimo la squadra. Facciamo di tua onda. Ok, è paralizzata. Con questo gli abbassiamo la difesa. Ma la velocità non serve a nulla. Mette le vita rocce. Però incominciamo a fare qualche danno, vediamo. Tanto lui mi farà sostituire, ma. Visto. Weepie. Ok, mette lui. Mette a Seal. Deve finire a Seal. Ora. Mi sa che mi crepa prima. Com'è pieno? Sto ancora sotto assillo. Che merda. Ok, si è liberato da Seal. Mettiamo la paperina. Antimeteo. Ah, c'è antimeteo, il mio Psyduck. C'ho manco fatto adesso. Ok, dobbiamo usare un inibitore qua. Così mettiamo fuori uso Seal. Continuiamo con pistolacqua. C'ha di nuovo Seal e niente. Sono fottuto. In che senso? Tutti per Switch. Ah no, ci sono anche quelli per DS e 3DS. Proviamo così. Ecco, perfetto. Beh, ci sono le rocce. Con l'attacco rapido dovrebbe andare giù, no. Non ce la fa.
Sarà bello difficile buttare giù lui. È troppo complicato buttare giù questo. Devo fare in modo che quando mi switch a Psyduck. Ho sbagliato a non usare subito inibitori. Ha cominciato con Assil. Che mi ha salto la mossa quella lì. E mi sa Assil, visto qual è il problema? Che mi usa sempre Assil. Naggia. Ma Assil è fisica, eh? Mi sa di sì. Devo liberare di Assillo. E niente, continua a colpirmi. Quello è il problema. È un bel casino. E niente, visto. Usa sempre Assillo sto pezzo di merda. Parrato lui. E quello è il problema, continua a salire il sillone. Ma sicuro. Parrasse no, eh. Niente, sono morto. È una roba ingestibile, non ci sono Pokémon acqua qua per giunta. Niente, devo trovare un Psyduck migliore, mi sa. Ieri l'ho battuto a culo, mi sa. Mamma mia, è una cosa. Che vi c'ha sto Psyduck? Otto in attacco speciale, cioè. Niente, non è buono Psyduck. Ma chi è Piggy 79? Comunque, grazie per il follow. Per l'abbonamento, no follow. Non mi ricordo di te. Ok, grazie per l'abbonamento. Probabilmente da un bel po' che non entri. Come va? Era inaspettato più che altro. Niente, questa qua è difficile. Purtroppo c'è quel me bastardo di. Ma oggi la dobbiamo superare tanto, non ci sono cazzi. C'è quel bastardo di Shackle. Sentite perché sta la pubblicità? No, dico, non mi ricordo di te. Come mai questo abbonamento improvviso? Ti ringrazio per l'abbonamento. Come va comunque? C'è Azuril con me. Sì, mi segui da un po', però. Però non mi ricordo, possibilmente ne sei entrato poche volte. Scusami, eh. Che altre abilità c'ha Psyduck? Umidità. Entità distruzione. Vediamo Azuril. Che livello si evolve? A Meryl quando ha un altro effetto.
C'ha grasso spesso però Meryl, che non è male. Mangia erba pure, è tanta roba. Il fatto che mosso impara in sesta. Bolla raggio al 13. Bolla raggio è più forte pistolacqua, giusto? Ah, ti ringrazio, Pighi. Questa è una ROM, un'ACROM tutta italiana comunque. Beh, Azuril potrebbe essere interessante, sai? Potrebbe essere interessante se lo facciamo evolvere Maril il prima possibile. Te tutto a posto comunque? Ah, tutto bene. Che mi racconti? È successo qualcosa di bello? Non lo so. Proviamo a catturare, vediamo che cos'è. Com'è sto Maril. Io il solito. Potrebbe andare un poco meglio. Il problema è che i soldi sono limitati. All'inizio qua. Continuiamo, boh. Ah, c'è solo una mega, vabbè, usiamo. Mi ero scordato a comprare le bolle. Come lo chiamiamo Azuril? Barba Blu. Perché non ha difesa. A me mi interessa distruggere. A me mi interessa distruggere Shackle. Non mi interessa la difesa. Azumarill ha forza pura poi, se non sbaglio. No, macroforza. Cos'è? Macroforza? Sì, macroforza. Che non è male. In realtà. Ma ne impara mosse fisiche acqua. Idrondate impara al 20. Barba Blu, vediamo che esce. Chiamiamolo così. Scritto così, Barba Blu. Mi torno a studiare, buona serata. Buono studio, mi dispiace che te ne vai così presto, perché giustamente. Però buono studio allora. Grazie ancora per la sub, veramente. Che da qui non me le fa vedere. Un attimo solo. No? Che cazzo? Voglio vedere l'AV. Il problema è che c'è un problemino, e quello è fatto. Vediamo se riesco a risolverlo. Volevo testare se funzionava una cosa. No, non me lo apre. Mi ha preso per il salvataggio quello vero. Il save states non li apre. Quindi sono costretto a usare le ball. Se finisco i soldi sono fottuto. In poche parole. Eh sì. Vabbè, se finiamo i soldi siamo fottuti. Continuiamo? Boh, mo vediamo. 5.784. È un bel casino. 31 in attacco speciale!
Wow, guarda che invio ho trovato. Questo è OP, questo è buono. Peccato che... Speriamo che non ha forza pura, se no è un casino. Natura bold, che fa la natura? Meno attacco più difesa, va bene. No, c'ha huge power, l'abilità inutile. C'ha delle V enormi con l'abilità inutile. Però potrebbe essere buono per ora. Per quello che ci devo fare. Guarda. Non ho problemi a mostrare le cose. Sto usando questo per le V. È un programmino che grazie ai salvataggi può vedere le V. Non so se lo conosci. Le V sono queste. C'ha 31 HP, 25 difesa. È in più buffata dalla natura. 31 special attack, 31 special defense, 26 speed. A me serve bollaraggio, che è speciale. L'unica cosa è questa. La natura. Huge power. Fa cagare. Perché io lo userò speciale. E non attacco, manco per giocarlo ibrido, è buono. Lip. Oh, però questo mi potrebbe servire tantissimo per la palestra. Qui dove si comprano le ball, scusa. Questo potrebbe essere tanta roba. Io non uso cure, eh. È una mia regola. Non le ho mai usate. Praticamente. Quante ne posso comprare in totale? 28. Compriamone 10. Giuro che non ho mai usato. Ah, mi ha dato una premia. Non ho mai usato praticamente ball. Non sono mai stato un fan di usare le. Cioè le cure, niente. Allora, mettiamo le squadre subito. Quanto c'ha d'amicizia? Dobbiamo portarla ad alta amicizia. Qua c'era scritto, mi ricordo. Vediamo dove è scritto. Friendship 70, buono. Ha pure 70 amicizia, non devo farlo morire. Mentre lo alleno, così non gli cala. Togliamo paperina. Quindi ogni volta che muore, io resetto. Non deve calargli l'amicizia. Che poi 70 forse è già alta amicizia, 80 l'alta amicizia. È forte sta Barbara. Bolla dovrebbe essere più forte. Aia. Ok, lui non è buono da livellare qui. Non mi fa fare manco fuga. Mi fai scappare. Evita l'attacco. Ha evitato 2 volte l'attacco. Allora, Farfect non è buono. Allora, dobbiamo trovare un modo per allenarlo. Dobbiamo portarlo al 12. Li dovrò cercare così tutti i Pokémon, lo sai? Con i V del genere. Pie, lo sai? Sarà un bel casino. Qua che livelli ci sono? Troppo bassi, altre. Ma non fa danni. Vabbè, alziamogli l'amicizia così e livelliamo nel frattempo il più possibile. Lui ha acqua, non gli faccio danni. Il meglio possibile. Questo è P, questo qua ha delle statistiche enormi, a parte l'abilità che fa cacare. Tristemente. Non la riuscirò a sfruttare l'abilità. Ha 0 attacco, non gli farò usare mosse fisiche. Sì, l'amicizia. L'amicizia si alza uccidendo Pokémon. Quelli degli allenatori te ne danno di più senza far morire mai il Pokémon. Perché far morire il Pokémon ti diminuisce l'amicizia. Di nuovo. Lui era già a 70 di amicizia quando l'ho catturato. L'ho controllato nel... Per esempio, mo a quanto sta, vediamo. Ricontrolliamo.
L'ho controllato qua nel programmino. Ora sta. Dov'è? 74. Un'amicizia ogni Pokémon mi danno praticamente. Credo. Non lo so se 70 è già considerata alta amicizia. Ma c'è Starly qui anche. No, già c'ho troppi volanti. Livello 8, no. Allora l'alta amicizia quant'è? 80? Non lo so. Battiamo questi qua di basso livello perché così mi danno meno esperienza ed è più facile ricevere più amicizia. Non supero troppo il cap perché userò una specie di soft cap, cercherò di non esagerare con i livelli rispetto ai capi palestra. Mia regola personale, non è una cosa obbligatoria nel gioco, ma io gioco così. Ero Fletchling, è solo normale, non è manco fuoco. Ma che ci fa Barmy qua? Me l'ho scordato. E dalla seconda evoluzione diventa fuoco Fletchling, giusto? Che poi è un pettirosso praticamente Fletchling. Me ne ero scordato questa cosa che nella prima non era fuoco. Non è ancora abbastanza. Fammi vedere a quanto sta. Quattro, non è abbastanza. Quanto devo portare? Minchia, c'è Growlithe. Quanto devo portarlo? Alta amicizia con te, 90. O 100 addirittura. C'è Udino. Per l'esperienza più che altro. Fascino. Cosa facevo? Riduce molto l'attacco. Al posto c'è scudo. Non ancora. Ah, vero, perché non è manco stab ancora la mossa acqua. Giusto, me ne ero anche scordato di sta roba. Anche lui è normale nella prima forma. Giusto, giusto. Questo non lo butto giù così, certo io. Giusto, vero. Azuril mi scordo sempre che è normale la prima forma. No, non lo battiamo, mi dà troppo exp. Devo aumentare l'amicizia. Giusto. Per quello non regge qua l'Azuril anche, vero. Un attimo, fammi. Azuril non l'ho mai giocato, non l'ho mai usato Azumarill tanto, giuro. È un Pokémon che non ho mai usato tantissimo. È bello che in questi giochi così difficili arrivi a giocare Pokémon che non hai mai giocato, quella è una cosa bella. Vero, qua anche folletto, giusto. Tanta roba, vero, qua c'è pure il tipo folletto. Lo sai che questo Pokémon mi potrebbe accompagnare per un po'? Che mossa imparava folletto? Solo fisico le impara. Dovrei insegnare io la mossa di folletto speciale in casa. Ce ne sono mosse folletto speciali. Non mi serve il tipo folletto. Solo come resistenza praticamente. Impara solo fisico e mosse folletto. Mi è inutile. Il tipo folletto. Magibrillio non lo impara a quanto pare. Non lo impara Magibrillio. Mi sa. Vediamo. Andiamo ad Azumarill. Giusto, era il folletto lui. Ha le resistenze del tipo folletto.
Anche le debolezze, il tipo folletto, che è solo uno in più per il veleno. Sto guardando Azuril, so riguardo, sembra Magibrillì. No, non lo impara. Non impara Magibrillì, purtroppo. Sed. A meno che non l'hanno messo loro, che hanno modificato la ROM, di base non lo impara. No, è il drago immune. Vediamo quanto sta l'amicizia. 93. Dai, mo ti devi evolvere. E poi ci sta che Barbabru si evolve col potere dell'amicizia. Vabbè, facciamolo fuori. Oh, oh no, pie. Non è abbastanza. Deve avere 100, mi sa. No, no, evitiamolo, perché se no salgo troppo. Devo portarlo al 12. Può sembrare una cosa strana, ma è così. In teoria l'amicizia la prendi anche camminando, anche se non sbaglio. Si ottiene pure camminando l'amicizia. E in più se tu lo, se lo alleni nel posto in cui l'hai catturato ricevi più amicizia, se non sbaglio. Sì, vabbè, ma là ci sono Pokémon troppo forti. Se non sbaglio. In effetti mi ero scordato di sta cosa, se lo alleni nel posto in cui lo catturi ti danno più amicizia. Mi ero scordato, giuro, ci ho pensato un momento ragionandoci. Non si è ancora evoluto, ma quanto deve avere amicizia? Quanto ammo? 104. What? Fammi vedere. Friendship. Pokémon. Come funziona, scusa? Arriva fino a 149. E quanto viene considerata alta amicizia, scusa? No. Generazione 1, 2, 3, 4, vediamo la generazione 5. La 6 dov'è? Qua. No, questo è il modo in cui puoi alzarla, ma io voglio arrivare a quanto arriva l'amicizia, voglio capire. Come funziona, scusa? Non l'ho mai controllata del tutto. Da 0 a 255. E quando viene considerata alta? C'è quello che voglio capire. È quello che voglio capire. Un secondo. Deve essere 160 o più. Ah, qua c'è scritto. E dove era scritto? Scusa. Forse più in basso. Boh, 160 comunque. A quanto pare, devo portarlo a 160. Questa è Legend Arceus, però. Ma penso in tutti.
Quindi dobbiamo alzare ancora l'amicizia. Proviamo ad alzarla camminando. Comunque c'è 104 in questo momento. Vediamo se camminiamo un attimo. Sì. Dobbiamo aumentare comunque camminando in teoria. Sì, aumenta. Apportiamolo al 160 così. E poi lo livelliamo. Che livello stavamo? Stava già al 12, devo portarlo al 13 ormai, per forza. Vabbè, pazienza, sono un livello in più. Buona raggio, a che livello lo imparavo sto Meryl. Perché mi serve buona raggio. Al 13. Ah, perfetto, si evolve e impara buona raggio. Proprio quello che mi serve. Quindi devo alzarlo comunque al 13. Perché mi serve quella mossa. Quanto c'è di attacco speciale? Come vediamo al momento quanto c'è. 13. Troppo poco. Vedremo quando si evolve in azzurro, in Maril, no, azzurro. Ma lui è fisico principalmente, quello è fatto, mi sa. Ah no, lo stesso attacco fisico è speciale. Ma ne ha pochissimo comunque. Non ho idea se ce la farà, giuro che non ho idea. È un Pokémon strano. Non sto scherzando. Quanto sta l'amicizia? Sì, ogni volta si sente sto suono, ogni volta che apro l'editor per capire come sta messo. 118 stavo comunque. Pazienza. Tocca camminare. Che fai di bello te? Pie. Sai giocare con Pokémon anche tu? Che poi è una Roselia, l'ho notato ora che è una Roselia. Questo Pokémon qua nella fontana. Ogni volta che carica il salvataggio fa quel rumore comunque. 124, minchia. Ah, lo stai ricominciando da capo. Su quel gioco l'amicizia è rotta. La friendship su quel gioco è stupidamente rotta. Ti salva il culo. Credo che lo sai. Non ha senso. Ha troppa influenza l'amicizia in quel gioco. Perché? Non hai mai letto il buff che ti dà l'amicizia in quel gioco? Ti permette di... Ti alza la possibilità di non morire a un HP. Ti alza... Il danno, l'exp ricevuta, ti do un mare di robe le amicizie in quel gioco. E tante altre cose, non l'ho giocato, però ti dà un mare di robe. Ti dà pure forse la probabilità di schivare di più gli attacchi. Se non sbaglio. Ti dà dei buff enormi comunque. Ma non li so io di preciso, li avevo visti però non me li ricordo più. Altri 30 ne servono. Minchia ce ne vuole però, eh. Facciamo così.
Da un botto di buff la mi 5. E chi ha scelto con start? Mi ricordo che c'era il trucco qui. C'è il trucco di fare così. Di fermarti. Di fare lo scatto. E va più veloce. Però non lo fa sempre. Come si faceva non mi ricordo. C'era il trucco di fare sempre lo scatto. Non mi ricordo come si faceva. Me l'aveva detto Nico. Ah, era così, tipo. Visto. Devi andare tipo mettere indietro e poi in avanti. Subito, veloce. Vedi a quanto sto. Centocinquantatré, dai, ci siamo quasi. Ci siamo, sei amicizia manca. Ha scelto come starter comunque. È andato via, via. Centosessantadue, perfetto. È andato via, via. Boh, non lo so se è andato. Ventitré exp ha dato, minchia. Un botto di exp, perfect. Era un critical. Ma oh, penso sia una growl più che un crit, mi sa. Tanto il go chimchar. Hai usato coso per primo, piplup. Che quanta difesa c'ha lui? Oh, mi sta facendo fuori, scappa. Tartig. Vai, Tartig. Io sceglierei Tartig. Anche se sul diamante ci sono pochi Pokémon fuoco, però. Ok, togliamo ball, uguale, ball e bolla raggio sono uguali praticamente. Togliamo ball. Tanto visto l'acqua non la sarò mai. Ma non si è voluto. Com'è possibile? Wait, allora non possiamo farlo evolvere. Ma quanto è? Amicizia alta allora.
Ma non mi si evolve. Scusa. Quando viene considerata alta? Cioè, non ho ancora capito. Combattilo così. No, non ce lo faccio mai nella vita. 220, questo dice. Niente, signora, dovrò ancora camminare. Che così, già è scarsissimo così. Non posso combatterlo così. Non posso, già è veramente scarso, veramente, non è forte. Ha solo delle V buonissime. Il peccato è che non è manco fisico, ne sarà, farà schifo in futuro. Nel futuro della run. Cioè, devo fare altri 60 amicizie. Sta a 170. Che casino. Non è buona fisica! Di nuovo! Non ho i V nell'attacco fisico. Ce l'ho pure diminuito, guarda! Non ce l'ho attacco fisico. C'ha 8 di attacco. Le mosse fisiche non sono buone per questo Pokémon. Fa schifo. Il problema è che Azumarill è fisico. Ha pure huge power qua. Farà un danno molto discutibile con le mosse fisiche lui. Purtroppo. Mi serve solo per la palestra, capito? Finita la palestra lo butto. Ora è un modo facile di abbattere Shackle. È quello il fatto. Sembra che in questa zona guadagniamo più amicizia, per quello sto facendo qui. Non è che se nel percorso in cui l'ha preso guadagni più amicizia. 188. Ne ho guadagnati 18. Per quello sto facendo così qua. Qua ci sono allenatori che non ho battuto ancora. Quella tizia non me lo ricordo se l'ho battuto. Mi sa di sì. Mi avrebbe visto. Vediamo mo quanto sto. Devo arrivare a 2,20, dicevo. Altri 6 ne ho guadagnati, vabbè. Facciamo così, portiamolo a un punto dove manca pochissima exp. Nel frattempo. Ma bruciato. Non che mi cambia però. Tanto non c'ho mosse fisiche. Nel frattempo a camminare questo, aumenta la magistia. Ok. Io
Non devo affrontare Farfect, perché Farfect ogni tanto un sacco di exp. L'ultimo, affrontiamo e vediamo quante amicizie ci abbiamo. Non dovrebbe dare tanta esperienza questo. 40, ok. Ne avevamo 194, vediamo a quanto siamo arrivati. Sempre 194. Come cazzo è possibile? Non è aumentata. What? Ma affrontate Pokémon. Devono dare esperienza. Amicizie. What the fuck? Non è il cap 194, è impossibile. Ma che poi posso controllare gli altri miei Pokémon, solo che sono morti. Questo quanto c'ha? Amicizie. 252. 255 al massimo, ok. Non mi ha alzato l'amicizia combattendo 202. Vabbè, partiamo a 220, proviamo a livellarla. Se no bisogna portare a 255 praticamente, 240, roba del genere. Sì, però è esagerato portare fino a così alta tanta amicizia, però alta amicizia in effetti è quello. Vabbè. Come l'hai chiamato tu il tuo Pokémon Dartrig? Mi hai dato il nome? Dovresti fare una squadra monoroccia tu, dato che ti chiami Pietro. Dato che è una battuta di merda però. Tarti. semplice. Fai una run monoroccia, scusa. Quasi all'inizio usi lui, però appena comincia ad avere Pokémon roccia, comincia a usare solo Pokémon roccia. Un bel Geodude. Un bel Onix. Poi che c'è di altro roccia? Non mi ricordo su Diamante e Perla. Roccia e Terra. No, più roccia. Che poi c'è Graveler che è roccia Terra. Geodude è un'altra cosa. Esistono le monorun. Tarti e Jeter. Diventater. Esistono le monorun, non so se mi hai sentito parlare. Ah, ma devo curarlo. Poi se per quello non gli ho aumentato l'amicizia, perché devo curarlo. No, non credo. Mirko, grazie per l'host. Qua sto impazzendo per battere il primo capo palestra. Purtroppo non è così semplice. Ciao Tosca, buonasera. Benvenuti, grazie per il raid, Mirko. Grazie per il follow. È bello tosto l'Oblivion mod, eh. Come va? Anche voi venite tutti da Y, però il Mirko mi sa che sto facendo la vanilla, quella non Oblivion. Sta sempre a triardare. Sto alzando l'amicizia ad Azuril. Perché lascia aperte. Che mi toccano fare cose strane. Tu invece sei un cagà sotto perché giochi la vanilla. Posso dirti la stessa cosa. 219. Ultimi due passi. Come sta andando? C'è uno Shackle carinetto. Proprio carino carino. Sto provando a far evolvere Azuril, ti ho detto. Un Azuril strano. Se te lo faccio vedere ti metti a ridere. Sì, prova ad andare avanti, devo superarlo, è una sfida. Purtroppo è come White 2, mi sa che non c'hai molta scelta con i Pokémon. Specialmente all'inizio. White 2, Kaizo White 2 fino alla quarta palestra è stato più difficile perché avevi poca scelta di Pokémon. Ok, 221.
Proviamo a farle evolvere, dovrebbe evolversi. Cioè, altra amicizia quanto è considerato, mannaggia. Sì, mi hai fatto bene, Mirko. Se non c'è troppo tempo da perderci. Ok, bolla raggio al posto di bolla. Oh, finalmente. Quanto avrà di attacco speciale, mo, sto coso? 14, ma fa cacare, ma come faccio a battere? No, è impossibile. È un Pokémon di merda. Come cazzo faccio a battere Shackle? Sì, ma non ce la faccio a battere Shackle. È una cosa assurda, non ce la farò mai con queste statistiche. Devo trovare un modo per battere Shackle facilmente, il resto dei Pokémon li batto easy. È Shackle il problema. Il dio Shackle. Mo vediamo, ma non... ma è dura. No, ho sbagliato. È molto dura. Allora, facciamo così. È molto dura. Ah, facciamo un'onda. È parrato. Lui siccome mi sostituirà. Facciamo Stridia. Che tanto lui mi sostituisce. Vitorocce intanto va bene. Ha usato Assil. Oddio. Non mi ha sostituito. Ha parrato però. Non mi ha sostituito, eh. Ma è il suo oggetto che mi sostituisce, mi sa. E niente, lui è andato. Morirà. Allora, vediamo cosa riusciamo a fare. Dobbiamo aspettare che si libera di Assil. Quanti turni dura sto Assil? Spero che non mi muori. Niente, ha riusato Assil. No, mi sa che non lo posso sostituire, lui muore. Rip. Ha parrato, ha evitato l'attacco. Si è liberato, perfetto. Lo mettiamo Barba Blu. È parrato e la precisione è zero praticamente. Cioè dai, bolla raggio. Minchia che danni. Oi, però li sta facendo i dannetti. E niente, me lo so beccato lo stesso, lo sì. Super pozione. Ok, così è fattibile, credo. È fattibile così. Shackle così è fattibile. Ok. Cerchiamo di scoutare il più possibile il resto della squadra a sto punto. Sì, ma se vi faccio vedere... Taglio Furia. Oh, finalmente impara una mossa. Migliore di Sanguisuga. Teniamo 1000 ba. Se vi faccio vedere quest'Azuril vi mettete a ridere. Ha delle buone IV, però il problema è un'altra cosa. Che tanti livellano. Joltik. Siccome non lo voglio buttare in questo momento lui. Sacchiamo Anubis. Vabbè, ma tu sei in vanilla, lascia perdere. Hai sentito che ha detto Yale? C'hanno tutti i 31 IV qua. Dovrò fare lo stesso processo che ho fatto su... Su coso? Ci sono le rocce, ma lui dovrebbe evitarle. Su White, cazzo White 2. Ce la facciamo a shottarlo? No. C'è pure Fulmine. È un bel casino. C'è tutti con le 8 dietro in teoria, vediamo una cosa. Taglia fuori. C'ha fulmine questo. Ok. Va bene. Prendiamo così. Ti diverti sull'Oblivion. Insomma. Lascia verde.
C'ha fulmine, mannaggia lui, è più veloce. Eppure l'hai forbi, mi sa, era. Non ho più volanti, sono fottuto. Con questo cazzo. Ma usa braciero, qualcosa di forte. Con le morse. Bulla raggio. Più veloce di me. Ho sfigato, c'è da dire anche. Ho un po' sfigato. Vediamo se riusciamo a farlo tentennare più veloce. No, non è fattibile. Allora, abbiamo risolto Shackle. Il problema è il resto. Comunque, come va, Yale? Io trovo tutti. Ma ci tengo ad avere poco indecenti, dai. Meh. Lascia perdere, tu puoi superarlo con qualsiasi cosa. Tutto a posto, Yale. Si sta provando a superarlo. Non è semplice. L'ho detto, Mirko. Guarda, il primo allenatore nel bosco è assurdo. Allora, parliamolo. Facciamo sanguisughe. Me la sostituisce. Mi mette cespuglio. Vedi se mi mette mai lui. Nulla. Parra. Niente. È impossibile così. Devo abbassare per forza la precisione a questo coso. Perché me lo cura. Prima mi sa che ho preso un crit senza che me ne sono accorto. O sto prendendo tutti i roll bassi. Lui è morto, non lo posso manco più sostituire. Taglio furia. Buonanotte Mirko, tranquillo. Eri da Mirko, com'è andata la run di Mirko? Lui è difficile da gestire, devo dire la verità. Lui è troppo difficile da gestire. L'unica cosa è posso fargli prendere più danni possibili e poi ucciderlo con qualcuno volante. Mi ha aiutato, mi ha fatto mosse di merda, ok? Ok, potrebbe essere una volta buona. C'è la rapesta del cazzo, quella. Tu non onda, sono più veloce? No, peccato. Proviamo con Diluc. Non hai visto ancora le altre palestre? Ma a me ne avrò più scelta di Pokémon. C'è nitrocarica, ma che danni fa con nitrocarica questo? Mi sa che devo livellare poco poco pigioni. Vabbè, pure più veloce. Niente, infattibile. Che inviccia questo pigeon? Mi sa che è da sostituire. A 29 speed però. Cazzo. 28 in special attack, cioè. Ma facciamo prendere qualche livello a Pigeon, mo. Proviamo a fare prendere un po' di livello a Pigeon, vediamo se va meglio. Bella dura la situazione, non è semplice. Allora, dobbiamo fare prendere qualche livello a qualcuno. Jolly si evolveva con grossa amicizia, giusto? Con grande amicizia. Però un certo livello se non sbaglio. Buonanotte Yale. Sì, ma si voleva un certo livello. No. Io posso avere Lucario.
acciaio comunque. Certo che mossa avrebbe all'inizio. Forza sfera impara anche. No, si evolve solo con amicizia qua, c'è scritto. Devi farlo livellare quando ha altre amicizie. Potrebbe non essere male lui come scelta, eh. Buonanotte, compagnale. Potrebbe essere veramente non male come scelta. Allora, intanto alziamo Pige. Che livello si evolveva questo? Non mi ricordo. Ma mi sa più avanti, al 18. Troppo avanti, 18. Magari impara una mossa. Vabbè, posso cambiarlo l'orario, non è quello il problema. Giorno, notte, non è quello il problema. Partiamo dal 13. Ora vediamo. Me la ragiono come posso fare al solito. Attacco rapido. Questa è tanta roba. Attacco rapido. Poi alziamo Aragog. Lui si evolve molto avanti. Partiamo dal 13. Questo mi distrugge. Se la mossa. Perché l'ho misso? Vabbè. Questo si evolve molto avanti. In che senso avere due scelte di starter? Ah, il fatto che poi ci sono quelli di canto. Sì, per le mega. Infatti. Vero, non c'ho taglio furia. Ero convinto che avevo sbloccato taglio furia, per quello non facevo danni. Sono scemo io. E quello ho detto, ma perché non gli faccio danni? Lui Galvantula è tanta tanta roba, però non prima che si evolve ne passa. Taglio furia, posso 1000 bar. Meno una mossa migliore. Più la usi più è potente. Non scherza, taglio furia come mossa. Guarda. Parte una potenza di 40. Questo mi distrugge, ma guarda. Una mossa di fuoco? No, non è una mossa di fuoco per quanto è. C'è bisogno di tanto pazienza, non lo so quanto sei abituato tu, Pievi. Purtroppo è così. Non ho bisogno di questa pazienza dai tempi di Gazovoid 2 finora, devo dire la verità.
Manco radico red è così difficile. È facilitato il farlo. Ah, ho finito le mosse. Per alcuni può essere noioso, lo so, capisco. Ma io gioco così, non uso le caramelle rare. Se troviamo l'audino, magari. Perché si è abituato al farm con Yokai Watch. Anche. Si è forgiato sul farm. Però non tutti capiscono questa cosa. Quindi. C'è gente che usa subito le caramelle rare, se ne libera. Ok, facciamo io il taglio pure. Mettiamo subito barba, bro. E parte con Assil. Buon hit, buon hit. Ok. Prendi high growl come prima. Ok, è andato lui. Qualcuno è salito il 15. Allora, aspetti. Non credo di essere più veloce di lui. Proviamo a fare il bollaraggio. Ecco, infatti non è più veloce. Ok. Ah, Dilo che è salito al 15. Ci ho beccato, vediamo quanto gli facciamo. Troppo poco. E lui usa pull. È più lento, mi sarete rischioso. Ce la fai a ammazzarlo, no? Vabbè. C'è lui che è praticamente full vita. Non full, però. Attacco rapido. Su scritta. Ok, lui beccato e va via. Aia, c'è vento gelato. Cosa usate? Era più veloce. Vabbè, rip. E niente, perso di nuovo. Piaggianza. Non è super efficace. Ah, ma c'è un'altra super pozione. Forse però non ha mosse con le otto lui. E no, c'è Seal. Anche Vivillon. Mi serve un altro Pokémon volante, cioè, praticamente. Purtroppo mi è inutile. Mi è inutile il mio starter. E Riolu. Mi servono altri Pokémon. Allo sto punto mi serve Farfetch'd. Mi sa. Mi serve un bel Farfetch'd per bene. Mi serve un bel Farfetch'd per bene, mi sa. È l'unico Pokémon che mi viene in mente. Potrebbe essere buono. Come si è messo Farfetch'd? Fammi vedere. È un altro volante Farfetch'd.
che potrebbe essere utile. Sguardo fermo, forza interiore, cioè. Il sestagene come sta messo? A 90 di attacco base. Imparare il salto. Non miss. E privazione anche pare. Potrebbe essere molto buono. Forza interiore aiutava il tentennamento. Squadra fermo lì la precisione, giusto. Proviamo a prendere un perfect buono. Non ho altra scelta. Mi serve un altro volante. Per forza proprio. Vabbè, però manco entrare. Come lo chiamiamo? Bella domanda. È un'anatra praticamente. Non saprei. Lo chiamo, lo lascio così. Non saprei che nome dare. Abbreviamo il suo nome e basta. Salviamo, vediamo che ne esce. Diakevic. Oh, è buono. Però ha meno special attack. Ma lui è fisico in teoria. È buono. È fisico lui, giusto? Giusto. Sì. Andiamo su più forte, ce l'ha tutte fisiche. Yes. Oh, non è male. Non è male. 30 HP, 22 ATK, 27 difesa. Buffata togliendo lo special attack. 14 special defense, che è l'unica pecca. E 27 speed. Non è male. Allora andiamo a prenderlo al posto di Riolo. Forse l'hanno buffato ovunque. Natura scaltra. Abilità super sort. Che fa super sort? What? Ma qua c'è scritto altre abilità. L'hanno cambiato, mi sa. L'hanno cambiato. Cos'è super sorte? È super luck. Ma è super luck, super forte, mi sembra. No, what the fuck. Cos'è sta super sorte? Aumenta la probabilità di infliggere. Quella lì! È super luck! Buona! Hanno cambiato! Togli il riolo, mettiamo lui così. Rivaliamolo. Buono!
C'ha taglio furia, eh. Li imparavamo volando però, eh. Andiamo qui sotto perché dove c'è Odin. No, la devo cambiare da là. Che lui potrebbe essere tanta roba. Salto, ok, perfetto. Togliamo il turbo sabbia. Fulmi sguardo è buono perché no. Ah no, era meglio in realtà quella. Perché fulmi sguardo toglie la difesa, se non sbaglio. Cioè l'attacco, non la difesa. Quindi mi ricordo di togliere la difesa. Ho sbagliato, ho fatto un calcolo. Ah no, diminuisce la difesa. Non è giusto. È giusto. Madonna, che danni che fa. Mi sa che l'ha scelto lui. È la scelta giusta, mi sa. Furia anche stab. Direi sì, ma sono livelli 4. Sì, sì, però devi considerare che gli altri livelli, nonostante sono livelli 4, non li shottavano questi. Gli altri Pokémon che c'ho. L'obiettivo è trovare gli Audino qui. Eccolo qua. Cioè, guarda, Odino lo fa in 3 colpi. Gli altri non lo facevano in 3 colpi. Oh, c'è pure Starly. È raro in quest'erba, mi sa, Starly. Che non lo si trova spesso. Dai, dammi sto... Niente, non me lo devo dire. A sto punto facciamo così. Portiamo al 13, ovviamente. Dammi Farfetch'd. Quello che dà più esp. Non me lo sa DAO. Vabbè. Me lo darà per ultimo quando avrò bisogno di uno exp. Guardi. Io lo conosco, sto i giochi Pokémon, come funziona. Ha detto qualcosa per l'emozione, boh. Privazione, perfetto. Posto i fulmini sguardi. Ok, è il momento di andare a riprovare.
Che poi il fungo, cosa fa il fungo? Ha scritto l'oggetto che hai in mano. Me lo dice. Strumenti prendi. Gambo, cosa fa gambo? La doppia probabilità di Farfetch'd di infliggere brutto colpo. Ma è OP! Vabbè. Ok, è lui l'uomo. L'avevo detto. È lui l'uomo. Mi ero scordato che c'aveva Gamble. È l'uomo Farfetch'd. È lui l'uomo. La donna più che altro. È femmina. No, perché non me l'ha messo prima? Potrebbe essere la volta giusta. Se non è la volta giusta ci siamo molto vicini. Allora, diminuiamo la velocità. Tocca far così. Roccia, bulla raggi. Ok. Usa la pozione. Apparato, lui buono. Liberato d'assillo, via. Fino a qua ci siamo. Ok, mettiamo Aragog. Lui sarà fulmine. Era scontato. Facciamo taglio furia. Ok, lui è andato. Non me la sento di giocarmi fetch. Proviamo a mettere video. Crit. Ok, facciamo così. Attacco rapido. Suskit, beccato, bei danni, ahi, più veloce, Cespuglio potrebbe farcela, solo qui può essere utile, solo contro di lui, quindi Cespuglio datti da qua, pioggia danza, ok, qua muori Cespuglio. Va bene così. Mettiamo fetch. Aerosalt. Sonniva. No. 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 Ma non mi puoi addormentare. Dai, ma non mi puoi addormentare, era morto, settavo. È fattibilissimo comunque. Comunque poco mi sa che li devo portare al 14, come vuole se ce l'hai fino al 14. Dai, era fattibilissimo. È fattibile. Ci siamo.
L'ultima era, c'avevo gli ultimi due, l'arvesto dietro c'avevo. Se mi cambia direttamente al Pokémon giusto. Oh! Perfetto. Andato crit. Però c'è una pozza in più. Però lui ha un sacco di vita. Potrebbe essere molto buono. Aragog. Velocità 23, 21, lui è più veloce, mettiamo lui allora. Devo metterlo per forza. No, si è curato lui. Questo è un problema. Eh no, dobbiamo fargli usare la pozione sull'altro. Se no si cura lui. Dobbiamo fargli usare la pozione su Sciacquo. Non va bene, se. Bella merda. Culo, è rispuntata lei. Non ucciderlo, bravo. Mo' puoi grittare. Crit. Andate. Ok, rimettiamo Joltik. Aragorn. Fulmine. Si sapeva. Stridi abbassa l'attacco, giusto? No, lì c'è la difesa, allora facciamo stridi. Ok. Ha pure grittato lui. Ma questo mi distrugge. E chi sarà il prossimo? Ultimo Cespuglio. Ecco, mi ha fottuto. Patch. Era assalto. Crit, è andato, poi mi ha scottato, niente, sono fottuto. Crit. Beedrill all'ultimo. Altro crit. Cespuglio, per 4. No, ce l'avevo fatta. Ci sono vicino. Ma mette lui. Che culo, ha crittato un botto di volte comunque.
Questo perché usa fulmine, mannaggia. Potrebbe usare una mossa diversa. Tocca far così. Che ho usato lui? Ha fallito, boh. Più veloce, no. Però retto. Buono. Hai il salto. Un HP è rimasto solo più veloce. No, super pozione. Altro crit. Madonna mia. No, è più veloce. Come fa a essere più veloce? Non è possibile. Ce l'avevo quasi fatta. È fattibile. Devo prendere il roll buono praticamente. Devo alzare al 14, mi sa, perfect. Alziamo tutti al 14. Ok, alziamo tutti al 14. E poi penso che ce la facciamo. Bene. Problema che qui Odin è più raro. A questo punto ne ho 4 Warfare e me. Eccolo qua. Ce la facciamo a farlo fuori? Sì. Chiamo anche l'itleo fuori. Leo potrebbe essere buono, Surskit non è buono, l'Harvest non è buono, l'Harvest può essere buono solo con Beedrill, per quello non mi serve, preferisco i volanti, lo so che c'è l'Itleo, ma in questa palestra non è buono, non così tanto. Certo, meglio di Chespin probabilmente. Probabilmente mi dice Spin, sì, avrei fatto fuori il Vivillion. Ma ci provo con i Pokémon 14, se non ce la faccio prendo un Litleo e basta. Al posto di Chespin. È l'ultima soluzione finale. E a quel punto ce la devo fare per forza. Eccoci.
14. Ti manca. Fetch. C'è spin, no, possiamo lasciare quello al 13, tanto è mezzo inutile. Ha bisogno pure di tanta ex per lui, mi sa. L'ultima speranza è di Tleo, quindi. Starly no. Potrei anche prendermi un altro volante, l'ennesimo volante. A questo punto prendo un Tleo buono. Ok, salviamo. E quello che se non ce la faccio mo' mi assicura la vittoria, sicuro. Ne sono abbastanza sicuro. Un'onda taglio furia solito, metti in barba blu. Ha parlato almeno lui, almeno quello vede vischioso. Ho crittato, penso che lo cura. Ok, good, continua a parlare lui. Ok, mettiamo Joltik, Aragog. Tanto mi fa sempre i stessi danni. Il problema è che sono costretto a sacrificare praticamente un Pokémon per fare fuori Joltik. E va via l'arvesta, ce la facciamo essere più veloci, però no, però non ci uccide. Fetch aerosalt, bidri l'aerosalt, cura, rifacciamo aerosalt, crepa aerosalt, è più veloce. E nulla, serve l'Hitler. Meno che lui non regge, lo fa fuori. Ma dove? Sono lì. Allora prendiamo l'Hitler e amen e chiudiamolo qua. A questo punto. Andiamo a prendere l'Hitler e amen. E chiudiamolo. E impara mossa fuoco lì, fammi vedere. C'è Bracer. Bene. Antagonismo è buono.
L'antagonismo è buono. Allora salviamo. Un secondo. Allora andiamo a prendere un Leo. È la soluzione finale. Non dovrebbe morire. Ai. Lo chiamiamo Simba. Vediamo che sta succedendo. Merda. Continuiamo. Ah, vero, sono parlato. Cioè, sono bruciato. Erip. Sempre femmina, oh. Ma tra il maschio e femmina non cambia, vero? La potenza e cose. La stessa cosa, cambia solo l'aspetto, giusto? Sì. Ok, salviamo. Per capire com'è sto coso. Brutto. Il problema è quello. Possiamo stare anche qui ora a farmare e non trovarne uno buono. Con quegli altri ho sculato, li ho trovati subito buoni. Speriamo di trovarlo subito buono. E dai. Poi uscire sto lì. Sì, vabbè, mi esco di Danspers. Agitazione. È abilità del cazzo, ma sei delle vibone. Migliore arroganza, ma... che poi no, Simba è il maschio, la femmina come si chiamava? Nala, no, sì, Nala era. Chiamiamolo Nala se è femmina. Che poi mi stanno uscendo solo femmine, a parte le robe. Ecco perché gli altri due non erano buoni, perché li chiamavo Simba.
quando è femmina. Non è vero, però. Merda. È uguale, un altro uguale, un altro. Vediamo le B. Ah, le difese droppate però. Già non ne ha molte difese, eppure è speciale. Vediamo se ne troviamo uno migliore. Ha poche difese. Altri 10 minuti, se ne troviamo uno migliore, se non mi tengo questo. Livelliamo e battiamo la palestra. Oh, ma sempre questo, compare, sempre lo stesso. No, ho sbagliato, ho fatto fuga. Vabbè, rip. Per sbaglio ho fatto fuga. Oh, finalmente un maschio. Che schifo. Comprare altre 10 ball. Comunque. Qui ci becchiamo pure la Premier Ball. Se non ho trovato nulla di buono, mi tengo questo, quello là che ho trovato. Sono ai 45. Tanto è l'ultimo pezzo che mi manca, me ne basta uno decente. Quello là dovrebbe essere buono. Però se ne trovo uno meglio, magari per il futuro della run, non mi dispiacerebbe. Poi ci passiamo 10 minuti a livellarlo. Molto livellato. Andiamo a battere sta palestra perché mi manca l'ultimo pezzo praticamente. Sì, potrei usare anche un doppio Farfect che non sarebbe male come idea. Ma non mi va di usare i Pokémon uguali. Non ha senso. In effetti un doppio Farfect mi faciliterebbe molto la roba. No, questo non è agitazione per lui. 1 HP, lo sta attento. Peggio dell'altro. Abilità buona, l'abilità buona, ma non ha difese peggio dell'altro. Dov'era? Era questo quello là, sì. Quello almeno la difesa fisica ce l'ha quell'altro, questo manco quello.
agitazione. Brutto. No, dove si salvava? Questo. Peccato che non ho difesa fisica. Ed è meno special attack, no, non è buono. Persi, devo andare a letto, cioè persi. Ciao, tranquillo, stasera tanto la concludo. Buonanotte. Poi ti guardi il VOD se vuoi. Dal momento in cui la batti. Ciao ciao Pia. Proviamo l'ultimo little, vediamo come sarà, altrimenti uso quell'altro. Che non ha difesa speciale, però il resto è buono. Non agitazione per lui, no, questo. Ha zero difesa speciale, quello è il fatto con l'Hitler. Per il futuro della run non è molto buono, ma per il momento è buono. E devo avanzare. Non posso stare bloccato qui. Se poi serve ne farmerò un altro, migliore. Beh, controlliamolo. No, è sempre meglio quell'altro. Il quarto. Quello che è più special attack meno special defense. È il migliore che ho trovato. Questo è neutrale. No. Dovrebbe essere il quarto. No. Questo dovrebbe essere. Esatto. Teniamo lui. Non è manco l'abilità buona, quindi. Ci liberiamo da questo primo capo palestra. Alleniamo lui al 14 e ci liberiamo di sto capo palestra per sempre, perché praticamente mi mancava un solo Pokémon decente, forte con 3 con le 8, perché gli rimane sempre Vivillon ed effetti. E
facciamo io, no? Info. Mettiamolo qua. Questo bar mi sembra dare un po' di esp. Minchia, però ho detto, come cazzo lo butto giù con azione? Minchia, ma cresce velocissimo, c'è pure cuore di leone, si può buffare. Mi sembra che aumentava attacco e precisione, cuore di leone, o sbaglio? No, attacco e attacco speciale aumenta. Non è male per lui. Mi servo Udino però. Ma sì, ma non ce l'abbiamo il tempo di settare e boostarsi tanto. Cura. Dai, così ci togliamo il primo capolestro, che è obbligatorio. Ma per dire obbligatorio, ormai devo superarlo. Me lo sono messo come obiettivo oggi. Ma ce la faccio, cioè, semplicemente mi serviva l'ultimo poco, io non lo sapevo. Certo, ci ho passato 2 ore per riuscire a battere il primo capolestro, Non lo so pensare ai prossimi, ma ripeto, è l'inizio, di solito è l'inizio. Con la mia esperienza su Kaizo Wait 2 all'inizio è più difficile perché c'è meno scelta di Pokémon. Più avanti sarà molto più semplice secondo me. A livello di scegliere quale Pokémon usare. Io ripeto, fino a circa la quarta palestra su Kaizo Wait 2 ho avuto difficoltà per le scelte di Pokémon. C'è troppo poca scelta di Pokémon. Oh, ma Udino dov'è qui? Ed è un limite. Certo, poi qua dalla quarta palestra in poi tipo ci saranno le mega, se non sbaglio. Sarà un'altra bella gatta da pelare. Ok, Udino, botti in testa, al posto di azione sicuramente. Ha dato un livello e mezzo. A sto livello mi conviene cominciare ad andare dall'altra erba. Che Udino esce troppo raramente qui. Facciamo così. Ma Litley è anche normale, lo so che non mi ricordo. Sì. Vabbè, non c'è nessun tipo lotta lui, quindi. Lei. Quasi esce Farfetch'd. Che più esce più spesso rispetto a Udino. Fai un favore. Tanto ultimi 2 livellini. Dai, esce Farfetch'd, perché non esce? Quanto ha di ATK speciale per ora lei? 27. Non è malissimo. Considerateli. Oh, eccolo qua. Bru bruciano. Ok, livello 13. Oh, un altro, bene. Non penso ce la faccia arrivare direttamente al 14, ma quasi. A metà, sono 13 e mezzo. Il dio Bidoof. Da troppo poco esp però sto Bidoof per essere un dio, Va bene, siamo al 14. Perfetto. Mettiamo il lead, il solito Aragog. No, ho sbagliato. E dai,
il velocizzatore, facciamo così, se no. Ok. Andiamo a battere sta capopalestra, chiudo per oggi. 2 ore per battere una capopalestra. Eh sì. Sti giochi sono così. Sto gioco non è inasloccabile per nulla. Comunque, eh. Non nella versione Oblivion. Già lo capisco, io ricapisco che i giochi non sono inasloccabili. Questo è impossibile da inasloccare. Avresti troppi pochi Pokémon. Cioè, forse ne avresti 3-4 contro 6 praticamente. È impossibile da inasloccare. Ok, rallentiamo un po' la velocità per capire un po' meglio. È troppo veloce. Tronde. Ok, rete vischiosa. Taglio furia. No, perché non mi ha messo barba blu? Parra, please. No, è stato sì. A lui dovrei farci lo stesso, ammazzarlo, però mi muore subito, poi mi sa barba blu. Ah no. Anzi, questo complica le cose in un altro senso. Elettrotela ha imparato. Togliamo sanguisughe. Ok, mettiamo Aragog. Forse regge di più stavolta. No, sempre la stessa cosa. E se metto un'ala contro di lui? Ok. Mettiamo Pigeon. Raffica. È più veloce. Ok, buono a sapersi. Lui è più veloce lui. C'ha fuoco al nastro, mannaggia lui. Sciotti tutti? Sciottami tutti! C'è l'ultimo! Vabbè, vinto a sto punto. Ah! C'è Diluc, dai, non può uccidermi Diluc dei rasoi. Grittato. Ma che culo! Dai! Ma mi ha grittato, che culo che ha avuto! Vabbè, però si sculano. Dai, è fatto. Se sculano loro che mi grittano. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Vabbè, sono 2 ore qua. Ci sta qualche errore, un errore. Parra. Ok, ha parlato. Mo' sicuro. Se parla magari. Sì, al posto di sanguisughe. Proviamo a fare così, voglio provare una cosa. Cambiamo strategia, vediamo se funziona.
Faccio di look. Attacco rapido. Beccato. Beccato. Pregionanza. Post harvest beccato. È più veloce. Non reggo però. Corpo di fuoco. Ci sta. Ciao pigeon. Raffica. Andato. Beedrill raffica. È più veloce lui. Ci sta. Con lui serve fetch. Air salt. Ok, shot. Arretto! Godo! Godo! C'ho comunque dietro ancora un altro goblin. Tu e la tua squadra siete veramente fenomenali, fantastici, magnifici. Sì. Sei proprio, anzi il tuo Jolti siete proprio una coppiata perfetta. Sono fantastici, semplicemente fantastici. Ecco, questo è per te. Medaglia violetta. Se medaglia di insetti, Pokémon fino al livello 30 si potranno poter ottenere istruzioni, anche se tu lo tramite scambio. Questo è per te, macchine e tecniche per una lotta. Assil. Se usare una macchina tecnica puoi insegnare istantaneamente una mossa a un Pokémon. Una macchina tecnica... ok, sì. Bici per fuggire il Pokémon. Sì. Sì. Il godo. Il godo estremo. La medaglia insetto, per essere ti affido il tuo primo Pokémon senza la propria presa. Perché non fai il salto sopra il retore di Luminopoli? Ma per prima cosa va al centro Pokémon e far rimettere in sesto la squadra. Yes, 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 yes. Jojo reference, yes, yes. Ah. Allora. Togliamo... lui. Lui se aveva braciere un po' prima era meglio. Sto Farfax è OP. Potrebbe carriarmi. E non sto scherzando. Posto. Il mio per oggi l'ho fatto. Chiudo qui per oggi.